È ancora festa per lo sport aquilano. Questa mattina a Palazzo Fibbioni, infatti, la premiazione della squadra femminile dell'Aquila 1927, che ha vinto la Coppa Italia e anche il campionato, conquistandosi così la Serie C. Le interviste ai protagonisti di questa storica impresa. Mister La Civita, prima la vittoria in Coppa Italia, poi la promozione in Serie C, insomma, un'annata che rimarrà nella storia. Sì, esatto, è stata un'annata molto ricca di emozioni. Abbiamo raggiunto tutti quanti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, sia la vittoria della Coppa contro il Bellante, sia la vittoria del campionato. È stato un campionato comunque avvincente e quindi noi abbiamo dimostrato caparbietà dall'inizio alla fine. Abbiamo anche fatto un'ottima fase nazionale, perché quello ci tengo a dirlo, perché nonostante che fosse il nostro primo approccio a un campionato nazionale, siamo andati sempre in crescendo. E quindi l'ultima partita l'abbiamo anche vinta contro la compagine del Lazio. E questo dimostra quanto il movimento abruzzese sia sempre più pronto anche verso i campionati nazionali. E ci tengo a fare i complimenti alle ragazze e a tutto lo staff per l'impegno che hanno messo in questo progetto, con la speranza che sia sempre, sempre migliore e che porti questa città dove merita di essere. L'anno prossimo, insomma, si prospetta un campionato molto impegnativo. L'anno prossimo sì, la Serie C è un campionato lunghissimo e ricco di tantissime problematiche, però la società, l'Aquila 127, è sempre stata una società che ha dimostrato di puntare in alto e di fare le cose sempre fatte bene. Quindi sono convinta che abbiamo le spalle forti di questa società che ci protegge e di questa città che alla fine ci ospita e ci permette di fare sempre degli ottimi lavori. Grazie mille. Assessore Vito Colonna, questo è un bel momento per lo sport aquilano. Sì, un bellissimo momento perché l'Aquila Calcio 1927 in questa annata calcistica ha raggiunto due importanti obiettivi. Dobbiamo ricordare la promozione dell'Aquila Calcio in Serie D, quella maschile, ma soprattutto devo mettere in evidenza il magnifico impegno che ci hanno messo le ragazze per conquistare per la prima volta nella storia di questa città la Serie C. Grazie al mister che ha allenato queste splendide ragazze, ho visto un bellissimo campionato da loro svolto e ho notato una crescita esponenziale sia dalla parte professionistica, perché queste ragazze fino all'anno scorso erano considerate dilettantisti, invece con la nuova legge vengono considerate professionisti, ma anche dal punto di vista numerico, perché ho visto una grande attrazione verso questo nuovo modo di fare lo sport. Grazie mille. Assessore Silvia Lancia, il calcio è un mondo tradizionalmente maschile, quindi questi eventi sono un buon segnale anche per quanto riguarda le pari opportunità. Invece no, perché raccontano di una realtà femminile, aquilana, caratterizzata, che vince e che ci consegna un dato importante, per la città, cioè questa, realtà fatta di ragazze che ci hanno creduto da subito, che hanno avuto questo risultato. Raccontano quello che viene tecnicamente chiamato empowerment al femminile, ma è molto di più perché ha il colore rosa che parla tutta la città. Grazie mille. Alessandro Ciampa, responsabile del settore femminile dell'Aquila 1927, una grande soddisfazione. Beh sì, sinceramente sono onesto, perché vincere un campionato con le ragazze in una città dove il calcio femminile fino a qualche anno fa non era proprio così in auge, c'è sempre stata la squadra, però è sempre stato in tono minore. E da 2 anni a sta parte l'Aquila 1927 ha creduto fortemente nel progetto del calcio femminile. Mi ha affidato il compito di dare una mano per fare una squadra e trovare le ragazze, il mister e lo staff. E devo dire che in 2 anni abbiamo creato veramente una bella realtà. Lavoriamo ancora per migliorarla, soprattutto anche per sviluppare la parte del settore giovanile e femminile, perché il nostro obiettivo è quello di aggregare più ragazze possibili, avvicinare al mondo del calcio che è ancora non è visto come uno sport da ragazze, quindi l'impegno nostro è massimo e sperando che con la visibilità che ti dà un campionato di Serie C il nostro obiettivo possa essere raggiunto. Grazie mille. Valeria Baccante, anche Mamme per l'Aquila, ha avuto un ruolo in queste belle vittorie. Sì, siamo felici che comunque appunto abbiamo portato fortuna alla squadra e alla società. Sono delle ragazze splendide, delle ragazze piene di energia e piene di talento. Quindi noi sfrutteremo al massimo il loro talento con appunto delle sorprese davvero importanti. Grazie.